Benvenuti sullo strano canale. Un giovane Boy Scout viene lasciato indietro dal gruppo con cui stava facendo un'escursione. Tutto ciò che resta di lui è un'ultima inquietante foto. Nato l'11 settembre 1978, Jared Michael Negrete è un ragazzo di 12 anni che ama la natura e le escursioni. I suoi genitori, Felipe e Linda, hanno sempre assecondato questa sua passione. Ecco perché lo hanno iscritto a un gruppo scout, cosa che gli ha permesso di stringere nuove amicizie con altri ragazzi che amano la montagna come lui. Venerdì 19 luglio 1991, Jared parte con il suo gruppo di 12 scouts, insieme all'unico responsabile adulto che guiderà i ragazzi in un'escursione fino alla cima del Monte San Gorgonio, la vetta più alta della California, che si trova nella National Forest di San Bernardino. È una gita che durerà l'intero weekend. Per molti di loro, compreso Jared, è la prima che comprende anche una notte trascorsa all'aperto, nelle tende. Jared è entusiasta di partire per quell'emozionante avventura. Il viaggio a piedi comincia al campo scout Taquitz o Taquitz, a sud del Big Bear Lake. Il percorso fino alla cima del Monte Gorgonio dura dalle 5 alle 6 ore, a seconda del sentiero che si sceglie. Per la maggior parte del tragitto, Jared cammina spedito, ma quando il gruppo si ritrova sull'ultimo tratto che conduce alla meta, la fatica comincia a farsi sentire e lui inizia a rimanere indietro. Qui le versioni su ciò che è successo sono contrastanti. C'è chi afferma che sia stato uno degli altri ragazzi ad avvisare il capo scout che Jared era stanco e c'è chi dice che sia stato un altro gruppo di escursionisti che stavano superando il gruppo degli scout ad avvisarlo. E infine c'è il capo scout che afferma di non essere stato avvisato da nessuno e di essersi accorto che il ragazzo mancava solo una volta arrivato in cima. Chi ha ragione? Qualcuno si sta rimbalzando le responsabilità? Almeno sull'orario sembrano tutti concordi, erano circa le 6 della sera. Si dice che il capo scout sapesse cosa stava succedendo e abbia preso una decisione fatale. Una decisione in retrospettiva assolutamente da irresponsabile. Avrebbe proposto a Jared di fermarsi a riposare mentre il resto del gruppo raggiungeva la cima. Lo avrebbero recuperato sulla via del ritorno. Possibile che abbia pensato che fosse sicuro lasciare da solo un dodicenne in mezzo ai monti? Comunque sia, è ciò che succede. Jared rimane da solo. Viene lasciato indietro in barba allo spirito dei Boy Scout che vuole che ci si aiuti a vicenda quando c'è qualcuno in difficoltà. Il gruppo raggiunge la vetta e dopo qualche attimo riprende la strada verso il campo base. Ci si aspetta di trovare Jared seduto a bordo del sentiero oppure intento ad andare loro incontro, ma non accade. Il sentiero è deserto e continua a esserlo fino al punto d'inizio dell'escursione. I ragazzi chiamano il suo nome, si avventurano quando il terreno lo consente al di fuori del sentiero. Ma a quel punto il responsabile pensa non sia saggio spedire altri scout in giro, visto che ne ha già perso uno. Lascia i ragazzi al sicuro al campo scout e torna indietro da solo per continuare a cercare Jared. Ma alla fine deve arrendersi e avvisare i rangers del parco. Trattandosi di un minore, le ricerche partono immediatamente e saranno le più estese mai effettuate nell'area della National Forest. La preoccupazione per il giovane Jared è legittima. Non sono zone nelle quali qualcuno dovrebbe ritrovarsi da solo, sperduto, per giorni. D'estate, con il sole a picco, le temperature raggiungono i 32 gradi per poi precipitare drasticamente sotto lo zero durante la notte. Ci sono anche gli animali selvatici, anche se è molto raro che attacchino l'essere umano. È già capitato che qualcuno abbia perso per un attimo l'orientamento, ma dato che i sentieri sono ben marcati, si è riusciti in poco tempo a riportarlo a casa. Non è il caso di Jared, purtroppo, che sembra sia stato strappato via all'improvviso dai sentieri che portano alla cima del monte. Non solo i rangers del parco lo cercano, ma tantissimi volontari giungono da lontano per dare una mano.
Si alzano in volo elicotteri e si impiegano i cani da ricerca. Si pensa che dopo essere rimasto indietro per riprendere fiato, Jared abbia deciso di proseguire, ma abbia imboccato il percorso sbagliato e si sia perso. L'ultima volta che è stato visto indossava la sua divisa da Boy Scout, pantaloncini verdi e maglietta marrone chiaro. Ai piedi un paio di sneaker alte di colore nero. Non proprio una scelta azzeccata in vista di un'escursione in montagna. Non sono calzature che eccellono per grip su percorsi difficili, a differenza degli scarponcini con suola carro armato, più performanti e sicuri. Devono passare ben 19 giorni prima che si trovi qualche traccia del passaggio di Jared. Impronte di scarpa che coincidono con le sue, il suo zaino, incarti vuoti di beef jerky, ovvero carne essiccata, molto apprezzata in America, e incarti di alcuni snack. E poi trovano l'oggetto che darà il via al vero mistero, la sua fotocamera usa e getta, contenente le foto scattate. Una volta sviluppate, le 12 immagini mostrano vari paesaggi, probabilmente immortalati prima della scomparsa. Un paio mostrano nient'altro che il buio, ma una sola cattura immediatamente l'attenzione di tutti. Si tratta di una sorta di selfie mal riuscito, in un'epoca in cui questa espressione non era ancora utilizzata come oggi. Un autoscatto, in pratica. A prima vista la foto sembra sia stata scattata di notte, utilizzando il flash. È visibile la parte superiore del viso di Jared, occhi e naso. Le ipotesi che sono nate attorno a questo scatto non si contano più. Potrebbe essere che, rimasto al buio, abbia voluto scattare una foto e utilizzare il flash per fare luce, ma non si sarebbe accorto di aver puntato la fotocamera su di sé. Alcuni pensano che abbia avvertito qualcosa che lo stava seguendo nell'oscurità e abbia volutamente fatto un autoscatto, tenendo l'apparecchio più alto del suo viso, per inquadrare e illuminare ciò che aveva alle spalle. Sono in molti ad affermare che Jared sembra spaventato, ma per i più si tratta solo della smorfia di una persona rimasta al buio per molto tempo che reagisce infastidita al flash. Rimane uno scatto inquietante, questo è certo, specialmente pensando che del ragazzo non sia trovata alcuna traccia, a parte i suoi oggetti personali. Le ricerche continuano ancora per 2 settimane, con più di 3.000 persone, dall'alto e tra le montagne, che sperano almeno di trovare il corpo del ragazzo. Dopo aver visto la foto, l'ipotesi più gettonata è che, camminando al buio, sia precipitato in qualche burrone, morendo sul colpo. Il pensiero raggelante è che il decesso non sia avvenuto immediatamente e che Jared sia morto dopo una lunga agonia, per emorragia esterna o interna, prima ancora che per la sete. Ma se così è stato, dov'è il suo cadavere? Possibile che nemmeno i rangers più esperti, che conoscono i punti più pericolosi della zona, siano riusciti a portare a una soluzione, per quanto triste, del caso? Certo, stiamo parlando di un parco nazionale, dove trovare il corpo di qualcuno equivale a cercare un ago in un pagliaio, se vogliamo. Ma dato che si conosce l'ultimo punto in cui è stato visto il dodicenne, riesce difficile accettare che tutti i percorsi che si immagina possa aver intrapreso non abbiano condotto al suo ritrovamento. Un ulteriore pensiero terribile nasce nella mente di tutti. Jared è caduto nel vuoto, atterrando sulle rocce e morendo sul colpo, per poi venire trascinato via da un puma che ha banchettato a sue spese, disperdendone i resti tra la vegetazione. Oppure Jared è stato attaccato proprio sul sentiero, in un momento in cui il vociare del gruppo dei Boy Scout era ormai lontano e il silenzio regnava sovrano, rendendo il ragazzo una preda facile per un puma particolarmente impavido. E se invece il predatore fosse stato un essere umano? Beh, si può immaginare che potrebbe averlo convinto di conoscere una scorciatoia per raggiungere la vetta in poco tempo. Una volta attirato lontano dal sentiero ufficiale, per Jared sarebbe stata la fine. Ma se prendiamo in considerazione questo scenario, come spiegare l'inquietante foto scattata da Jared una volta scesa la notte? Era ancora vivo quando il sole è tramontato, quindi pensare a un malintenzionato non ha molto senso.
È anche vero che le fotocamere dell'epoca non avevano una qualità elevata e usare il flash in mezzo a una foresta avrebbe potuto produrre un tra virgolette effetto notte, con il soggetto di fronte illuminato e il resto in ombra. Quindi magari era ancora giorno quando è stata fatta quella foto. Purtroppo in rete non sono presenti informazioni dettagliate su distanze e tempistiche. Non conosciamo il punto esatto in cui si è fermato Jared. Non sappiamo quanto tempo è passato tra quel momento e l'istante in cui il responsabile del gruppo è venuto a sapere che Jared era rimasto indietro. Come detto in precedenza, sembra che ognuno abbia dato una versione leggermente diversa. Una cosa resta comunque da denunciare: il fatto che ci fosse un solo adulto a condurre 12 ragazzi in un'escursione tutt'altro che facile. Lo so, è semplice fare i saccenti dopo che la tragedia è avvenuta, ma personalmente penso che sarebbe stato più che naturale e logico avere un altro adulto in coda al gruppo, in modo da avere il massimo controllo possibile. Ci sono due genitori che non hanno mai saputo cosa è successo al loro figlio, genitori che hanno dovuto convivere con il doloroso pensiero di saperlo disperso tra le montagne, da solo, sicuramente spaventato. Sono passati più di 30 anni da quel 19 luglio 1991 e la montagna finora non ha restituito nulla. Solo gli alberi, le rocce e i cespugli sanno cos'è successo veramente. Solo loro sanno cos'è successo dopo quell'ultimo misterioso scatto fotografico in cui il flash ha illuminato per un attimo, solo per un attimo, il volto di un ragazzo di 12 anni che non sarebbe più tornato a casa. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!